Adesso volevo, siccome siamo in ritardo, volevo dire un'altra cosa. Allora, oltre quello che vi ho spiegato prima, quello che vi ho detto prima, ci vuole anche molto entusiasmo. Io credo di essere abbastanza curioso. Per esempio, sfogliando gli album, ci sono due film qui. Uno si chiama Adulterio all'italiana di Festa Campanile, l'altro è Vanina Vanini di Rossellini. Uno con Spac e uno con Milo. Oltre il lancio normale, quello che ci siamo detti prima, io per mio divertimento devo avere dentro qualche cosa in più, un'idea in più. E guarda caso questi due film me l'hanno data. Milo, che tanto in questo momento sta in viaggio dal Nicaragua a Roma, quindi non lo saprà, quello che io dirò, si chiamava Vanina Vanini di Rossellini. Un film in costume e non un capolavoro, lei non una grandissima interpretazione, ma doveva andare a Venezia e a Venezia si doveva parlare di questo film. Mi servivano tre foto a me, quattro foto, e in ogni film cerco di avere questa idea, in tutti, però questi due sono curiosi. C'era una scena dove aveva una parrucca bionda, un candelabro, doveva parlare con un attore francese che era Laurent Terzieff. A me mi servivano tre foto, gli ho detto: Sandra, passa vicino al candelabro, tu ti bruci fino a qua, Rossellini prende la parrucca, te la leva e tu stravolta sotto la parrucca, avevano come una cosa di... che cosa c'è sotto la parrucca? Quindi un mostro, però era divertente la foto. Lei è passata davanti al candelabro, si è incendiata la parrucca, Rossellini gliela leva, queste tre foto sono finite su un grande giornale, quindi anche quello come e per la profondità può essere utile. Quest'altro, Cadeli Spack, aveva un abito di perle, con un filo solo, tutte perle, fino a qua. La cosa mi ha incuriosito. Dopo la scena del film, ho detto a Festa Campanile: dammi un attimo questo vestito, e lei, vedo un chiodo, gli dico: passa su quel chiodo, si spacca il filo e lei rimane nuda, coperta nei punti chiave, ma la foto era fantastica, perché erano le perle, hanno girato come una trottola, era una foto fantastica. E di quella cosa lì, che è una scemenza, è 10 minuti di lavoro. In questi libri e tante altre cose ce ne sono sempre, perché a me mi piace lanciare anche il film così. E l'ultima cosa, vi faccio vedere questa agenda che avevo 16 anni, quindi molto più giovane di voi, e guardate in che stato stavo. Ve la passate di corsa, finisce su Karen, che è il marketing di Cattleya. Questi sono i flani, Noi Vivi, è un film con Rita Valli, li tagliavo dai giornali, li coloravo, davo l'incasso, 16 anni, davo l'incasso e i giorni di programmazione. Questa è un'attrice, Clara Calamai, degli anni 40, però qui parlavo di un film del 48, questa agenda è del 48, l'ho ritrovata 4 giorni fa, mentre facevo un trasloco. Questo è un film di... e credo che sia Amore di Rossellini. O Caccia Tragica, uno dei primi film di Vizzani. No, FIFA Arena uscì a Natale e quello è il film che ha incassato di più nel 48. Pensa in che stato stavo. Ma con le frasi di lancio, guarda, le frasi di lancio e finisce a Karen, però quello poi rimane a me. Penso sul lavoro che io avevo per il cinema. Cioè, io studiavo medicina, però di notte guardavo questa cosa e facevo tutto. Abbiamo capito che per loro adesso è più importante incuriosire che informare per i ragazzi. Però una domanda al volissimo, volevo sapere, una carrellata: se per voi YouTube ha veramente sostituito la televisione, e se, cioè, nel senso, se la televisione vi dà fastidio, inizia a darvi fastidio e quindi l'ascoltate mentre navigate, e soprattutto qual è l'ultimo film italiano che avete visto al cinema, non scaricato, al cinema? L'ultimo film italiano. Allora, qual è l'ultimo film italiano che avete visto al cinema?
E poi se per voi YouTube ha sostituito la televisione e se la televisione vi dà fastidio e l'ascoltate invece che vederla mentre navigate. Allora, io personalmente l'ultimo film che ho visto è stato La vita è una cosa meravigliosa, italiano, che è uscito sì da pochissimo. E, mentre, cioè, alla fine la televisione io, è vero, la vedo meno, cioè sto molto di più su internet, però comunque la vedo. Ciò che mi interessa io, perché compro il giornale, vedo la programmazione, ciò che mi interessa me lo segno, quindi vedo la televisione e spesso l'accendo anche mentre navigo, però non mi dà fastidio, mi è ansia di accompagnamento, quindi smetto in un certo senso di guardare in internet e guardo la televisione, ciò che mi interessa. Io sinceramente l'ultimo film italiano, vado un po' indietro perché sono passati un paio d'annetti, 3 anni, e Ho voglia di te, Il seguito di 3 metri sopra il cielo. E l'ultimo film è straniero, è Alice in Wonderland. Su YouTube, guardi, come ha detto lei, la televisione la lascio accesa solo per sottofondo, per avere tipo una presenza nella stanza, però sono tutta concentrata sul computer. Io, come ho detto prima, film italiani non sono una gran appassionata, quindi cioè, quando vado al cinema solitamente non vado a vedere film italiani. Malissimo! Lo so. Però non riescono a coinvolgermi, al momento non mi ricordo, quindi l'ultimo italiano. L'ultimo film che ho visto al cinema è quello nuovo di Jim Carrey. E YouTube sì, cioè, sostituisce molto la TV, perché comunque cioè, si ritrovano tutte le cose. Cioè, magari uno si perde quella puntata di un tale programma o cosa e lo va a rivedere in ogni momento quando vuole, lasciando commenti e leggendo quello che scrivono gli altri. Cioè, quindi purtroppo ha sostituito molto. L'ultimo film italiano sinceramente non me lo ricordo, sono sicura che l'ultimo è stato Alice in Wonderland, ma quello italiano proprio non saprei dirlo. E per quanto riguarda YouTube, sì, lo uso, però guardo più che altro la televisione, perché YouTube lo uso per guardare magari il video del cantante che esce in anteprima su internet, oppure delle puntate di telefilm, no, magari sì ci sono, ma non le guardo io. no, infatti. E se no per il resto televisione. Io l'ultimo film italiano che ho visto risale ai primi di gennaio, forse proprio il primo di gennaio, andai a vedere Io e Marilyn con la famiglia di Pieraccioni. Sinceramente la televisione la guardo poco, perché comunque non è che i programmi non mi piacciono, reality, queste qui non li seguo, quindi a prescindere la guardo molto poco. Qualche film, magari con Sky, già l'ha diverso, con Sky Cinema già è diverso. YouTube lo uso, cioè navigo su YouTube, però più che altro per video musicali, solo questo. Di film italiani? Mi sa che sono ferma moccia. Poi, boh. Sì, ma quello scusa, ma ti chiamo amore. Quindi, da tanto. Se no, proprio l'ultimo è stato quello di Tim Burton. E poi anche Percy Jackson. Sì, quello lì sì, è proprio bello. YouTube guardo solamente per la musica, comunque i band emergenti, perché magari non si trovano in giro comunque i CD che non sono usciti, allora grazie a YouTube riescono a farsi pubblicità. E altro no. L'ultimo film che ho visto mi sembra fosse Nero, sì. E la televisione non la guardo praticamente mai, perché mi fa un po' schifo. Se non fosse per documentari su Sky, giusto perché senza Sky non accenderei mai i documentari, poi c'è un po' il vizio della Lazio e qualche documentario. Fuori! E YouTube, sì, YouTube alla fine sostituisce, perché uno magari non se lo vede la sera stessa, il programma se lo deve rivedere il giorno dopo. E quindi così. Thomas, adesso poi finiamo, ma tu, per esempio, tu hai visto il film ieri sera, La canzone per te? Sì. Ho capito che non è certamente il tuo genere, forse non ci saresti andato a vederlo, perché vedi, è così.
Ma non ti devi vergognare, perché io... Io vedo tutto, però te giustamente scegli. Che impressione ti ha fatto il film di ieri sera? La verità è che se questa è, volendo, la risposta alternativa ai film di Moccia e questi qua che non sopporto, diciamo, è pure carino, cioè, bene, ok. Agisci proprio con i cattolici. No. Prende. Certamente meglio di Moccia è. Sicuramente. Non male. Allora, io vi ringrazio tanto.